Villager in questi 2 anni ha fatto uno step incredibile. Era già una clinica di livello molto alto, ma l'arrivo della tecnologia, un team molto affiatato di chirurghi ortopedici di alta professionalità, ha permesso di rendere Villager uno dei punti di riferimento non solo di questa regione, Piemonte, ma a livello nazionale. Sono il dottor Federico Damario, responsabile del progetto Rosa Knee. Grazie alla tecnologia Rosa Knee possiamo eseguire gli interventi in maniera un po' più affidabile, ma soprattutto possiamo utilizzare materiali osteointegranti, cioè non utilizzare il cemento, quindi utilizzare delle protesi senza cemento che permettono un'integrazione della protesi alla superficie ossa in maniera più naturale. Questo tipo di tecnologia ci permette di impiantare protesi non cementate, ricoperte di superficie di tipo tantalio, che è molto meglio, è più biocompatibile e in qualche caso può tenere lontano in parte le infezioni. Sono Sordelli Emma e sono qui per essere operata al ginocchio sinistro per un problema di gonartrosi. Sono Giovanni Colacino. Sono qui stamattina per sottopormi ad un intervento di protesi d'anca a sinistra. Luigi Dezza, sto per essere operato al ginocchio destro per protesi compartimentale esterna. Mi chiamo Giovanni Catapano, devo fare l'intervento di protesi monocompartimentale al ginocchio destro. Sono vergognosamente paurosa, anche quando vado dal dentista ho paura. Perciò adesso provi a immaginare cosa provo. Sono tranquillo anche perché ho già fatti diversi interventi. Lo prendo come un momento di pausa, ecco. È come quasi una rinascita, via. È la quarta volta che vengo qua, quindi sono già un abitué. Le persone sono abituate alla tecnologia, sanno che la tecnologia è un aiuto, non è un ostacolo. Penso che sia una cosa positiva perché comunque so che è un attrezzo che usano spesso per fare cose abbastanza giuste. Perché i tempi si evolvono e si evolve anche la medicina, è un bene. Toglie anche le possibilità di alcune possibilità anche di errore umano che può sempre essere presente durante gli interventi. Permette di essere meno invasivi, di aprire meno i tessuti, di aprire meno i muscoli, i tendini, e quindi c'è un approccio un po' più delicato al ginocchio. E grazie alle tecniche anestesiologiche, oggi con mancanza di loro, con dolore livello 1 a distanza di qualche ora dell'intervento, il paziente può camminare. Prevedo l'arrivo di un modulo per l'anca, per la chirurgia robotica, prevedo l'arrivo di un modulo per le monocompartimentali, prevedo un aumento ancora della qualità dei tipi di interventi, ma soprattutto uno sviluppo dal punto di vista scientifico, perché tutto quello che stiamo creando oggi verrà pubblicato tra 5 anni, quindi è molto importante raccogliere tutti i dati e quindi essere visibili, essere punto di riferimento anche nel panel scientifico. Tante cose che facevo una fatica boia a far tutto. Se riesco ad abbassarmi ancora in ginocchio è un miracolo proprio. So che ci vorrà un po', ci vorrà qualche mese. Comunque sì, sono contento. Se... Tornare in bicicletta, la passione che mi è rimasta da quando mi è stata diagnosticata questa patologia. Visto che questa è la quarta volta che vengo in questo posto per un'operazione, li considero i miei carrozzieri di fiducia. Non attendere più di tanto per paure, perché questi sono gli interventi che poi ti cambiano un po' la tua vita. È tranquillo perché i problemi si risolvono in questa maniera. Perché se non si fa l'intervento, quando ti consigliano un intervento e non lo fai, credi crescere dei problemi più gravi. Assolutamente, sinceramente, grazie Abilita, ne sono veramente contento.
Complimenti. Grazie, Abilita.